Eugenio Via di Gioia, dal boom di Eurovision all'Università di Torino 2025, Torino è un po' l'Olimpia dell'Università, qui è la culla di dove sono nate le università, nel 2025 torneranno qua, ci saranno tanti giovani, sarà un evento sostenibile, tutti messaggi che voi nelle vostre canzoni gridate al mondo. Hai detto tutto, è esattamente quello che pensiamo. Sì, si può ripetere, tu riusciresti a ripeterlo? Non lo potrei ripetere meglio, però possiamo ripeterlo male a nostre parole. A nostre parole, sarà un evento incredibile nel 2025, non vediamo l'ora di ospitare giovani da tutto il mondo che verranno per raccontarci cosa vuol dire essere talentuosi e lavorare per il proprio talento, perché attenzione, il talento non è nulla senza il controllo. Wow. Cioè, io non ho controllo, infatti. Però è molto talentuoso. E quindi passa la vita a scontrollarsi. Purtroppo non siamo più universitari. Se no parteciperemmo anche noi con scarsi risultati. Scarsissimi, forse peggiori. Sì. Magari vi coinvolgeremo per qualche contest musicale, visto che ci saranno contest sportivi, contest intellettuali. Intellettuali? Perché non intellettuali? Tu ci sottovaluti. Tu sottovaluti la nostra intellettualità. Allora, Lorenzo è un grande... Perché ha fatto la domanda e non abbiamo saputo la risposta. Esatto. Non abbiamo saputo ripetere, quindi ha colto. Ha colto sicuramente la nostra ignoranza e la nostra incapacità intellettiva. Però invitiamo l'invito, l'accetto. Invitiamo l'accetto per tutti coloro i quali si sentano, in qualche modo, cantanti o intelligenti o talentuosi, a partecipare a tutte le iniziative che verranno fuori, che emergeranno come dei piccoli semi. Saranno tantissime. Avete fatto cantare l'Europa, adesso siete pronti a far cantare il mondo. Porca vacca! L'Eurovision in Turin ha fatto cantare giovani di tutta Europa. E anche anziani. Anche anziani, soprattutto anziani. Ci hanno scritto dalle sale... dalle steppe, esatto. Voglio dire, dalle sale da ballo insomma, francesi, no? Le sale da ballo francesi, perché quelle... Le sale da ballo francesi sono... Piene di anziani. E ci hanno scritto dicendoci, la vostra canzone Eurovision in Turin è bellissima, non vediamo l'ora di cantare Give Peace a Chance in tutto il globo. Quindi non vediamo l'ora anche noi di farlo. Grazie ragazzi, allora aspettiamo le prossime esibizioni. Sì, ci saranno le prossime esibizioni, ovviamente, durante le gare di sci, noi saremo lì a cantare. Durante, ovviamente, le partite di hockey saremo lì a cantare. No, lì giocherò. Lui giocherà come terzino destro. Nesta. C'è un terzino Federici. Destro del certo. Okay.